Senta, io invece vorrei che mi spiegasse, cioè, il perché di un'altra cosa che mi è venuta adesso in mente durante questa discussione, vedendo il film e a posteriori non ci avevo mai pensato. Adesso lei mi ha fatto pensare a questo strano rapporto proprio con l'oppio. E mi è sembrato infatti che questo personaggio di Noodles, che io ho visto sempre come il protagonista di questo film, sia invece in realtà una persona praticamente inesistente, cioè una persona che fa da contorno a certe situazioni, come quella dell'infanzia e come quella della maturità, ma che poi in realtà non vive per niente perché questo passaggio dall'infanzia alla maturità è vissuto, diciamo, un 10 anni, 15 anni di buio che è la galera. Te l'ho detto, è come una vetrata, Lui no? sta là che è un occhio praticamente che guarda quello che succede e partecipa così da contorno. Diciamo che lui è il vero anarchico, è un personaggio che nasce comandato. Esatto, cioè vive per gli altri. E poi insegue così ingenuamente una teoria di un amico che gli dice noi dobbiamo essere autonomi, soli, eccetera, crede a questa cosa e ci crede fino all'ultimo. E questa cosa lo porta a vivere questa sua vita quasi inesistente. E l'altro invece che ha tutto il tempo di cambiare, perché il tempo trasforma gli uomini e le cose, riesce a integrarsi, riesce a adattarsi al tempo e quindi anche a tradirlo. Qua quasi un invito ad aprire gli occhi su quella che è la realtà. Certo, che è la realtà autentica. E l'altro non si rassegna perché io ho accettato di buon grado questa tua teoria, che tu sei il mio amico, quindi dobbiamo rimanere insieme fino alla fine. E alla fine, quando l'altro gli chiede l'estremo favore, insomma, di essere ucciso, mi dice l'unica cosa che mi rimane è quel briciolo di passato, per me è confinato lì. Non lo chiama neanche per nome, non lo riconosce, gli dice anch'io la mia piccola storia. E mi dispiace, non posso portare a compimento la sua. Ma